pace, sono che mi hai piacciato due volte. A Nermi, al festival e alla gioia delle cose belle. Io mi auguro che stasera vi abbia apprezzato il concetto di bellezza che magari non viene da noi, ma viene da quei maestri che abbiamo immediatamente portato in scena. I maestri del garbo, dell'eleganza, i maestri della musica dell'Ottocento, italiana, russa, austriaca, francese, inglese, veramente un viaggio nell'Unione Europea, potremmo dire a tutti gli effetti. L'abbiamo fatto immediatamente, ma certamente perseguendo quell'idea che dall'italiano per eccellenza, validante del convivio, ci dava di bellezza, la bellezza intesa come equazione di armonia. Quando diceva: quella cosa, dice l'uomo, essere bella, cui le parti debitamente si rispondono, perché della loro armonia risulta piacimento. Spero che ci sia stata la giusta armonia che vi abbia dato il buon piacimento. E vorrei, su questo gran finale, avere di nome la terza spagna di questo straordinario Festival di Narni, e che è uno di quei talenti che rappresenta l'Italia in uno dei modi migliori. Io sono orgoglioso di essere italiano, ma quando sono rappresentato da talenti come lei, il mio orgoglio si centuplica. Cristiana Pecoraro! Bravo! Simbolicamente, ragazzi, il brindisi anche per voi, alle nostre spalle, al corpo di ballo, ai nobili. E Natalia, stai qui con me, perché arriva un premio e io vado a prendere una cosa. Tu parla intanto, Cristiana, parla! Innanzitutto sono veramente felice di avervi qui con noi, a Narni. È stato uno spettacolo veramente molto bello. Abbiamo vissuto le emozioni di un'epoca che sembra così lontana, ma in realtà è così vicina. Bellissimo tutto, grazie a Nino, grazie a Luca, grazie a te, Cristiana, che diciamo ha messo insieme questo bellissimo spettacolo e ci è venuto a trovare anche lui. Io però qui in questo istante sono per un compito molto gradevole, devo dire, e siamo orgogliosi di avere Natalia Pavlova con noi questa sera. Grazie per essere venuta, e oltre al brindisi abbiamo un premio che il Narni Festival dà alla carriera, a giovane, ma straordinaria, notevolissima. Quindi sono veramente orgogliosa di poter consegnare questa sera il premio Leone d'Argento alla carriera a questo bravissimo soprano, augurandoti ancora veramente tanti anni di successi in tutto il mondo. Però non dimenticare Narni, perché noi ti vogliamo bene. E l'applauso te lo conferma. Allora, facciamo una cosa: ti dà un anno perché tutte le vostre calice di cortesia, e nel frattempo, mentre viene consigliato, forse anche quello di Natalia, prendiamo anche il calice di Natalia. Vi leggo una scheda. Natalia Pavlova, discendente dello scrittore Aleksandr Pushkin, figlia di una delle maggiori poetesse contemporanee russe, Vera Pavlova, è sposata con lo scrittore e artista visivo David Colantoni, figlio del pittore Domenico Colantoni. Viene da una famiglia di arte e musica, e vive e lavora Natalia tra Mosca, Roma e New York. Laureata in canto lirico presso il Conservatorio di Stato Tchaikovsky a Mosca, ha conseguito dopo 3 anni di studio il master con il professor Kandinskaya, e poi tra gli altri ha studiato con la professoressa Troianova del Mozarteum di Salisburgo, e poi è stata vincitrice di vari festival e concorsi internazionali per diversi anni. Soprano lirico, ha collaborato con musicisti e direttori d'orchestra come Vladimir Jurovsky, Giovanni Sollima, Antonio Pantaneschi, Boris Berezovsky e Yuri Rosium, e poi c'è un'infinità di collaborazioni con orchestre prestigiosissime, ma da quelle del Conservatorio Statale Tchaikovsky di Mosca, dove sei tornata non più da studentessa ma adesso da protagonista, alla Filarmonica di Stato a San Pietroburgo, l'Orchestra Sinfonica Svetlanov, e poi anche orchestre italiane, l'Orchestra Corelli, l'Orchestra dell'Opera di Volterra, l'Orchestra Ghironda, con la quale collabora anche in questo periodo.
Mi piace ricordare, come già ho anticipato, che è stata molto stimata anche come attrice della compagnia Scuola d'Arte Drammatica di Mosca, fondata da un mito vivente, che è Anatoly Vasiliev, che è uno dei più grandi teorici e registi mondiali di teatro, ancora molto attivo in tutto il mondo, del quale tu oramai, possiamo dirlo, visto che sei mia cara amica, sei una cara amica proprio di Vasiliev da tanti anni, e tra l'altro l'ha fatta diventare protagonista di un testo fondamentale nella storia del teatro, che è Il Convitato di Pietra, o Don Giovanni, che è finito su tutti i più importanti libri di teoria del teatro, e in cui tra i protagonisti c'era anche Natalia, quindi anche questo la dice lunga. Mi piace anche dire, in ultimo, una cosa molto bella: lei porta in scena in coppia con la madre, con la poetessa Vera Pavlova, uno spettacolo molto molto bello, pensato da entrambi, dal titolo Madri e Figlie. Secondo me c'è la necessità di riscoprire questo tipo di rapporti, anche in scena. Natalia Pavlova. Ci accomunano molte cose, perché anch'io ho studiato a Salisburgo, al Mozarteo, e a New York poi ho studiato con Nina Svetlanova, moglie del grande Svetlanova, che tu conosci sicuramente, e quindi mi fa doppiamente piacere averti qui con noi e aver condiviso un pezzettino della nostra vita artistica. E davvero io ti auguro tanto tanto successo, tanta fortuna nella carriera, ma soprattutto anche nella vita. Grazie per essere stata qui, grazie. Io adesso veramente mi sento come Natasha da Pace Guerra, veramente felice, straordinario posto, teatro, bellissimo, Narni, grazie mille Cristiano, grazie Nino, grazie a voi tutti, ecco, e spero di ritornare qua, grazie mille. Complimenti anche per l'italiano, perché è un evento di scontato che posso andare così bene, eh? E allora, visto che io dico, da cosa nasce cosa? Sempre. Chissà che a volte alla Carnegie Hall, in uno dei tuoi concerti, non possiate fare qualcosa di insieme, e io mi candido con la compagnia. Certamente, perché, ci troviamo tutti in perché potrebbe essere una bella cosa, la compagnia, tu al pianoforte che dirigi l'orchestra, e poi ovviamente Natalia al canto. Sarebbe una splendida opportunità per celebrare ancora una volta il ballo nell'arte. Certamente, come abbiamo fatto stasera però, vero? Grazie al cielo, sì. Sapete che facciamo? Io devo presentare i ballerini, vuoi stare con noi? Ma certamente! Marco, mi dai la musica del finale, per cortesia, perché vorrei presentare il corpo di ballo, e ovviamente mi raccomando, gli applausi per i ragazzi che vanno assolutamente ciascuno di loro. Vai musica, Marco, per il finale, e vado a presentare prima di tutto le mie giovani ballerine. Dalla mia destra, un applauso per Stefania Ferri!